Ciao a tutti ragazzi, guardate dove sono, oggi a Verona, guardate che spettacolo, questo è un lago, non è il lago di Garda, cioè un fiume, è più un fiume, un po' inquinato ma sporco, quindi non si può fare il bagno, non come quello in montagna a Moraduzzo dell'altra volta, guardate che spettacolo, bello. Ok, andiamo avanti, vediamo cosa c'è a Verona. Ragazzi, qua siamo... e Liang Shanbu e Zhu Yinzhak Tai. Siamo a Verona, quindi è una cosa tipo Romeo e Giulietta, ecco. Ok, qua c'è la scritta cinese ed è interessante. Potete mettere in pausa il video per leggere la scritta, ecco. Spettacolo. Andiamo a vedere cosa c'è. Qua ci sono dei fiori, guardate. Un giardino floreale, bellissimo anche qua, pieno di colori. Rosa e bianchi. Qua ragazzi stiamo entrando nella tomba di Giulietta, andiamo a vedere l'interno, dai. Qua ci sono diversi reperti, se giriamo anche qua vedete, qua c'è una scritta, qua invece ci sono dei monumenti e interessanti. Quella scritta lì che avete visto prima un minuto fa era in inglese, ragazzi, quindi se sapete l'inglese bene, se no pazienza. Vedete? Bello, bello. Non si può entrare perché è a pagamento, quindi io non entro, ok? Ragazzi, sono nel palazzo di Giulietta, dove si affaccia Giulietta. Scusate se prima non ho parlato, ma c'è gente e quindi non ho potuto parlare. Guardate che bello, spettacolo, spettacolo veramente, bello, bello, bello. Qua ragazzi c'è una roba, una struttura egiziana, guardate, con tutti i personaggi dell'Egitto, la Sfinge, questi qua, interessante, veramente, veramente bello. Comunque vi volevo far vedere un'altra cosa. Guardate che cosa ho preso, delle caramelle Candy Cup Time, sono andato al negozio. E stanno anche cercando, ragazzi, stanno anche cercando qualcuno che lavori lì dentro. Faccio vedere un attimo caramelle se si vedono, non so se riuscite a vedere. Comunque questo è tutto, ecco. Sì, ho preso queste caramelle fantastiche, ragazzi, sono buonissime, ve lo consiglio se andate a Verona, lo trovate in centro. E qua abbiamo i faraoni e guardate che bello, qua ci sono i disegni, i graffiti eccetera, e due uccelli qua, fantastico ragazzi, fantastico, guardate, faraone, eccolo là. Vedete ragazzi, questa è l'arena di Verona, guardate che bella, bellissima, stupenda, stupenda. Guardate all'esterno, dentro si deve pagare ovviamente. Questa è l'arena di Verona all'esterno, spettacolo, bellissima, stupenda, bene. Comunque vi volevo dire due curiosità. Allora, praticamente c'è due cose. Allora, praticamente ieri a Gardana non vi ho detto che c'è il caricabatterie portatile che puoi caricare anche il telefono. E poi questo è il video a Verona, ok? Ciao a tutti ragazzi, guardate dove sono. Sono a Venezia, guardate che spettacolo. Veramente uno spettacolo. Adesso andiamo a vedere altre cose. Qua c'è l'acqua e le gondole. Guardate qua, non so cos'è. Comunque è spettacolo.
Oh, guardate questa nave, che spettacolo, veramente uno spettacolo, veramente tanta roba. Guardate che spettacolo, veramente, passano le navi, qua c'è l'acqua, è praticamente una città sommersa nell'acqua, è Venezia, tanta roba, tanta roba, bellissimo. Là c'è il ponte, come potete notare, e qua ci sono tutti i traghetti per andare in diversi posti, ecco. Guardate che nave, bellissimo, spettacolo. Guardate qua, che spettacolo, ragazzi. Mamma mia, fra un po' concludo il video. Comunque scusate se non ho parlato prima, ma non potevo e non riuscivo. Quindi qua sono sempre a Venezia, da un'altra parte. Guardate che spettacolo questo. Vedete là? Là! Adesso ve lo faccio vedere meglio. Guardate qua che spettacolo, qua abbiamo il mare ancora dolce, poi dopo si scambia per salato, ecco. Con questa bella parte io vi saluto e noi ci vediamo a un altro fantastico video. Mettete un bel mi piace al video, commentate e iscrivetevi se il video vi è piaciuto. E questo è tutto da Super Games Motorista 00. Ciao ciao, al prossimo video. E mi raccomando, adesso andiamo a vedere l'anteprima del prossimo video. Ciao ciao, al prossimo video, ciao. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vedremo un fantastico tablet che ho preso da poco.